accompagnati in questo percorso. E abbiamo cominciato a lavorare in ottobre insieme e siamo arrivati giustamente, e dopo continueremo ancora nei prossimi anni. E non mi dilungo in tante chiacchiere perché lascio parlare il presidente della nuova associazione, che è appunto Mattia Sartori, che mi spiegherà un po' gli obiettivi dell'associazione per i giovani. Buonasera a tutti e ringrazio per essere così numerosi come pensavo. Sono emozionato perché comunque vedo che comincia a uscire qualcosa da questa situazione. Ci siamo impegnati molto negli ultimi mesi. Ringrazio anche Gabriella e Roberta che ci hanno dato una mano. Tutto il consiglio comunale, insomma. E la nostra associazione, tranquillo, comunque il primo obiettivo della nostra sessione è partecipare comunque attivamente al paese, nelle attività varie che fanno in paese. In più fare anche delle attività per i giovani, per i ragazzi, per grandi, piccoli, un po' così. Per i bambini, per la prima volta in Australia, si fanno dei corsi estivi che si terranno in luglio e agosto, e abbiamo anche la collaborazione del gruppo anziani che si è messo a disposizione alla loro sede, prima per imparare a fare il pane, la pasta, eccetera, e poi anche per il corso di pittura che, se dovesse malauguratamente piovere durante la giornata, hanno dato la disponibilità della sede. E poi il piano giovani andrà avanti, seguiremo sempre il gruppo di debito e lavoreremo insieme, giusto? Ringraziamo il sindaco, che è il nostro principale sostenitore, e tutta l'amministrazione comunale che ci ha seguito finora e ci sostiene, giusto?